Bene, allora buonasera a tutti, bentornati, ad alcuni benvenuti perché li vedo per la prima volta, agli altri dico bentornati, sono contento di ritrovarvi in queste ore difficili che stiamo vivendo, di crisi sanitaria e di una recrudescenza del problema. Però noi andiamo avanti, è bello dire che ci siamo, lo diciamo sempre con il maestro Sorbiati che nonostante tutto bisogna esserci e portare avanti il nostro lavoro e con l'entusiasmo di sempre e magari con più forza. E semplicemente vi presento la serata di questa sera, in questo ciclo di lezioni che abbiamo pensato insieme ad Alessandro Sorbiati. Non poteva mancare anche il tema della sacralità, proprio per i tempi che stiamo vivendo, perché probabilmente pensare al sacro in questo momento abbiamo pensato fosse quasi una necessità, no? Direi una necessità. Il sacro inteso come tutto ciò che si può destare, si può far emergere dallo spirito e in questo caso dal nostro spirito musicale, di noi che viviamo di musica e che la viviamo quotidianamente. Per cui in particolare abbiamo pensato di dedicare questa lezione al rapporto tra la sacralità e la musica del XX e XXI secolo. Ringrazio anche Emanuela Piemonti per la sua partecipazione al pianoforte a questa lezione, che sicuramente arricchirà questo momento culturale che tutti attendevamo e che è il quinto del nostro ciclo di 6 lezioni concerto che abbiamo ideato qui al GAMO, qui in questo centro culturale del MAD diretto da Valentina Genzini, che ringrazio nuovamente. Allora lascio la parola ad Alessandro Sorbiati e anche ad Emanuela Piemonti che si esibirà al pianoforte. A presto. Grazie. Allora mi tolgo. No, buonasera a tutti intanto. Allora, rispetto agli due incontri precedenti, è la prima volta che mi vedete con davanti degli appunti, cosa per me è rarissima, come esempio mia moglie sa, perché effettivamente un conto è presentare dei pezzi anche propri come la prima volta o non propri come la seconda volta, ma insomma il tema musica contemporanea, giovanissimo esecutore è una cosa meravigliosa, ma certo se il tema diventa la sacralità e la musica diciamo recente, perché in realtà per fortuna c'è scritto XX e XXI secolo, beh è un tema totalmente differente per una serie di motivi, perché si affonda improvvisamente in qualche cosa che certamente tocca a tutti, ma tocca a tutti in modo così diverso, così articolato, così personale. Alla fine dei conti la stessa, ma che cosa vuol dire sacralità? Una serie di cose. Per cui di fatto l'argomento è, oltre che difficile, anche estremamente delicato, perché si rischia di confondere ad esempio delle idee o delle convinzioni proprie e di darle come un dato di fatto, cosa che vorrei assolutamente evitare. Io avevo preannunciato, prima di dire la cosa che avevo preannunciato, lo svolgimento sarà che adesso faccio una parte introduttiva, per forza di cose abbastanza ampia dato il tipo di argomento, poi farò convergenza su alcune figure di compositori del XX, nominando anche compositori viventi, quindi anche del XXI secolo, avendone scelte due poi, perché una delle cose difficili era trovare brani di carattere sacro ma per pianoforte, il che è una riduzione delle riduzioni delle riduzioni. E quindi le due personalità sono quelle che vedete lì scritte, cioè Olivier Messiaen, compositore francese nato nell'8 e morto nel 92, e Niccolò Castiglioni, compositore italiano nato nel 32 e morto un po' prematuramente, insomma nel 96, a soli 64 anni, che sono gli anni che io adesso, quindi morto giovanissimo a 64 anni. Mi sono accorto improvvisamente che l'età era quella, non ci avevo pensato prima. Ascolteremo questi due lavori nelle mani, nel pianismo di Emanuela Piemonti. Allora, la prima volta che siamo incontrati, il 1 ottobre, presentando un po' in generale, avevo preannunciato, avevo anche buttato lì, l'avevo fatto a memoria, adesso sono più preparato,
che sarei partito da una frase, non stupitevi, di Leonard Bernstein, grandissimo direttore d'orchestra, compositore a 360 gradi, dal musical americano, da West Side Story fino a opere liriche, eccetera. Bernstein ha scritto un bellissimo libro. Bernstein, grande personalità, solare, luminosa, piena di vita, grandissimo divulgatore, eccetera, ha scritto un libro che è questo, che forse non è tradotto in italiano, non lo so se è tradotto o no, io ho la versione originale, cioè, ma il titolo, partiamo dal titolo, che è The Joy of Music, la gioia della musica, e già il titolo è bello, no? Perché è un modo bello di porre le cose. Quasi subito, nella prefazione, Bernstein arriva a dire una certa cosa, e lo dice con grande coraggio, perché lo dà, adesso leggerò la frase nella mia traduzione, anzi ne parlavo prima con Francesco, se c'è tra voi qualcuno che ho di lingua madre, ma devo dire americana più che inglese, a un certo punto c'è una come si dice, una perifrasi, una frase chiaramente è una frase, come si dice, una specie di phrasal, di espressione verba idiomatica, che non sono riuscito a tradurre, o l'ho cercata in 2000 modi al computer, ma non sono riuscito a tradurre. Adesso si alzerà uno di voi e chiederà, ma come non fai a non saperla? È semplicissimo, e nel caso vi ringrazierò. È una frase, beh, ve la leggo, vi leggo la mia traduzione. Attenzione, lui stava parlando in quel momento del fatto che per lui, è la prefazione del libro, che per lui sia difficile parlare di musica anziché fare musica, no? Visto che era compositore, direttore d'orchestra e pianista. E sta dicendo che a volte di musica si parla molto, tra le righe si legge anche si parla troppo. Stava parlando dell'eroica, e quindi l'inizio della terza sinfonia di Beethoven, quindi l'inizio della frase non c'entrerebbe, ma attenzione alla prosecuzione. Sono state scritte più parole sull'eroica di quante sono le sue note. Infatti, la proporzione parole-note, se qualcuno facesse un conto esatto, ci lascerebbe bocca aperta. Eppure, qualcuno ha con successo spiegato l'eroica? Cioè, può qualcuno spiegare in pura prosa il miracolo per cui sentiamo che quel succedersi e sovrapporsi di note avviene esattamente come deve essere, cioè aggiungo io, il perché della sua assoluta necessità del procedere, il perché da lì si va da là, torna Bernstein. Naturalmente no. Attenzione, adesso entriamo in quello che interessa a me. Non importa quanto razionalisti ci professiamo, noi ci fermiamo attoniti sul limitare di questa area, in corsivo in lui, in questa area mistica. E non è esagerato dire mistica o anche magica. Attenzione, nessun amante dell'arte, lui dice nessun vero amante dell'arte può essere un agnostico. Qui ci sarebbe la frasetta che poi dirò che non so tradurre. Punto. Se tu ami la musica, tu sei un credente, you are a believer, tu sei un credente, comunque tu tenti di sfuggirne. Punto esclamativo. È un'affermazione fortissima, perché potrebbe addirittura irritare qualcuno che dicesse no, io no. Il fatto è che poi, bisogna intendersi, la grande domanda è credente in che cosa? In che senso credente? Lo lasciamo lì, adesso Bernstein. Vi dico qual è la frasetta, perché scusate, è una cosa brevissima, però sarei proprio curioso. No art lover can be an agnostic when the chips are down. A casa mia è quando le patatine sono giù, ma non può essere. E non lo saprò mai. Se qualcuno me lo spiega, lo dico a tutti, mi fate un grande favore. Dopo dice, se tu sei un amante di musica, tu sei un credente. Beh, questo è una specie di motto personale. If you love music, you are a believer. E comunque tu cerchi di sfuggirne. Questa è la prosecuzione. Ok, quindi nessuno mi ha tradotto When the Chips Are... Okay, almeno se non altro sono più contento, non sono l'unico con difficoltà. No, credo di trovare qualcuno di lingua madre americana più che inglese, perché tra l'altro la traduzione di Bernstein è proprio chiaramente tutto americano. Allora, perché? Perché se tu ami la musica tu sei un credente? Che cos'ha la musica per condurre un grandissimo musicista a dire questo? Che cos'ha la musica di particolare? La musica, si sa, è un'arte del tempo, nel tempo, la sua dimensione è il tempo.
voi mi dovreste dire, o io stesso dico, che tutte le arti in un certo senso sono arti del tempo, perché se io guardo un quadro ci vuole del tempo, se io guardo ancora di più, se guardo il Duomo di Firenze ci vuole del tempo, e il tempo può essere tanto o poco a secondo che io dia un'occhiata e poi vada a comprare il giornale oppure che io voglia interessarmene. A maggior ragione mi potreste dire, e allora che cosa dire, quanto tempo ci vuole per leggere un libro, per leggere un romanzo di Dostoevskij? C'è una differenza spaventosa. In tutti gli altri casi siamo noi a decidere il tempo dell'arte, cioè se io guardo un quadro, se io guardo il Duomo di Firenze, aspettate un attimo col libro, sono io che decido quel quadro mi piace e lo guardo di più, quel quadro non mi piace e lo guardo di meno, oppure quel quadro mi piace ma ho fretta, tornerò domani. Idem per il Duomo di Firenze. Cioè io comando il tempo della fruizione. Se si legge un libro, attenzione, ci vuole tanto tempo, ma siamo noi a mettere il segnalibro e a dire vado avanti domani. E domani riprendiamo da lì, o se proprio non ci ricordiamo bene partiamo da mezza pagina indietro. Non penso che nessuno abbia mai pensato, ascoltando una sinfonia di Beethoven, di ascoltare il primo tema oggi, poi piantarla lì, domani partire dal secondo tema. Se lo ascoltiamo domani ripartiamo da capo. Perché? Perché la musica non è concettuale. La musica non dice concetti, quindi non posso abbandonare un concetto, quello del libro, e poi ripartire da lì perché me lo ricordo quel concetto. La musica non è quello, la musica è un flusso del tempo, è lo scorrere stesso del tempo. Quindi, prima caratteristica che ci porta lontano dalle altre arti quando si parla di musica è vicino a una nozione comunque di sacralità. La musica comanda a lei il nostro tempo, lo decide, lo organizza, ne disegna le curve di tensione, ne disegna le curve emotive, ci conduce attraverso punti di maggiore o minore tensione, decide lei il tempo. Così come nella vita non esiste un tempo assoluto, come dico sempre io che ho il terrore del dentista, 30 secondi dal dentista durano per me un secolo e mezzo, 30 secondi con la persona che amo non esistono nemmeno, sono brevissimi, no? La musica fa questo, cioè la musica è in grado di dilatare, comprimere, organizzare, direzionare il tempo, ma è lei che comanda. Secondo, o terzo, non so, la musica è un'arte impalpabile. Dov'è la musica? È nell'aria, ma la musica finisce quando finisce l'esecuzione, la musica non è la partitura, anche per chi sa leggere la musica, questa è un'altra vecchia storia. Se io leggo un libro, questa è l'opera, questa è direttamente l'opera. Si potrebbe dire fa eccezione il teatro, se leggo Shakespeare è l'opera o no, perché teatro, sì, però posso leggerlo l'Amleto, francamente. La musica non è una partitura, perché il più bravo musicista del mondo non mi può dire che guardando una partitura di una sinfonia di Brahms è come ascoltarla. Non è vero, perché ad esempio il tempo di lettura di una partitura non è quello in tempo reale dell'ascolto, anche se uno è un fantastico lettore di musica. Quindi la partitura è, ed è anche in questo la musica è molto particolare, è l'unica arte, so di dirlo spesso, spero di averlo detto anche in altri casi, in cui l'artista, cioè il compositore, non lavora sull'opera, lavora su una rappresentazione simbolica dell'opera, che è la partitura, cioè c'è una mediazione. Perché questa roba abbia vita e diventi musica c'è bisogno di qualcuno che la suoni. Senza questo non esiste. Non esiste perché questa è una rappresentazione simbolica. Nemmeno, ripeto, se io sono un grande lettore. Quindi, la musica comanda il nostro tempo, la musica è impalpabile, inafferrabile. La musica non c'è, finisce quando finisce il suono, è andata via. Il Duomo di Firenze rimane, un libro rimane. La musica non è concettuale. In sé dire capire l'eroica non ha senso, perché il verbo capire della musica è praticamente inapplicabile, perché si capisce un concetto. Una musica può essere analizzata, si può dire come è fatta, ma non che cos'è, perché non dice concetti. Se mettete insieme tutto questo, le distanze tra la musica e la preghiera sono diventate quasi inesistenti. Coincidono, sostanzialmente coincidono, e non c'entra essere confessionali, diciamo, credenti in qualche cosa. C'entra il fatto che chi ama la musica, ad esempio, dona gratuitamente il proprio tempo alla fruizione dell'arte, cioè lascia che lei gli prenda tempo. Questo, tra l'altro, è la cosa che mette in difficoltà la musica
complessa, non voglio dire colta, oggi, perché poiché richiede tempo e poiché la merce più cara della nostra epoca è il tempo, dico sempre che siamo più disposti a dare 10 euro che 10 minuti a una persona che incontriamo per strada, perché questo è oggi. La musica richiede una sorta di atto di fede. Io entro in un concerto, suonano un pezzo che non conosco, mentre se guardo un quadro che non mi piace volto la testa. In generale il gesto di uscire dalla sala da concerti, beh, richiede un passo forte, no? Quindi do il mio tempo gratuitamente e questo l'avvicina sempre di più. Andiamo avanti. Frase cardine nella storia, non della musica, nella storia della cultura occidentale, piccola parentesi, è ovvio che per delimitazione di campo mi riferirò al 99,9% alla civiltà occidentale, alla cultura occidentale e quindi in generale al cristianesimo. So bene che ci sono molte culture e molte religioni, ma il discorso diventerebbe anche molte musiche se per quello, sebbene poi ci arriverò vicino attraverso il nome di Stockhausen a qualcosa. Molti conoscono quella frase di San Paolo da una lettera che non mi ricordo quale sia, lettera ai Filippesi, non mi ricordo, in cui San Paolo dice: quando la parola è insufficiente a esprimere la lode a Dio, solo la musica può andare al di là, solo il canto può andare al di là. Questa frase è diventato il cardine del canto cristiano dei primi secoli, poi diventato canto gregoriano, ma chiamiamolo canto cristiano, parliamo molto prima dell'anno 1000, insomma. Perché? Perché il vero canto di gioia e di lode, che era l'alleluia, a un certo punto diventa, i musicisti sanno la parola, gli altri meno, melismatico. Melismatico vuol dire molte note su un'unica sillaba. Io dico la A finale di alleluia e dico 50 note su questa A finale, cioè non è nota sillaba, come spesso è nella musica. Perché? Perché in quel caso la musica diventa pura melodia, melos, è andata al di là della parola, ha superato la parola. E quel melos, che non ha più significato perché non è più legato alla parola, esprime, secondo San Paolo, meglio la pura lode al divino, alla divinità. E infatti, e così a mano mi sposto, se no direte questo le parla il XX secolo, siamo nell'Ottocento, la musica dei primi secoli, questa è una cosa molto affascinante, noi quando pensiamo alla pittura e alle altre arti, pensiamo a una musica, a altre arti sacre. La pittura di Giotto è una pittura sacra, se nella Basilica di Assisi. Per la musica non era così, la musica era la liturgia, cioè il canto gregoriano non era qualcosa che accompagnava la messa, il canto gregoriano era la messa, cioè il rito era la musica, non c'era la separazione, che è stato il motivo per cui a un certo punto il canto cristiano è stato fissato in quello che chiamiamo gregoriano, perché se si cambiava il canto si cambiava il rito e la Chiesa, che voleva diventare via via romana, non poteva permettere che ci fosse una tradizione rituale in Francia, una diversa in Italia, eccetera. Perché la musica era il canto cristiano era direttamente il rito, non era musica per il rito. Questo è il primo passo, così nasce la musica occidentale. Dopodiché, nel corso dei secoli, quindi posso camminare più velocemente, superato l'anno 1000, quando nascono le prime polifonie, nel 1200, quando il centro di vita dall'abbazia diventa la città, diventa, attenzione, musica per la liturgia, cioè, per fare il grossolano, se arriviamo al 500 di Palestrina a Roma, la musica di Palestrina era, i mottetti di Palestrina, le messe di Palestrina non erano il rito della messa, una messa gregoriana è il rito, lo cantava l'officiante, un mottetto di Palestrina non lo canta, anche perché deve essere bravi, non lo canta il sacerdote, quindi è musica per la liturgia, non è musica sacra, è musica per il rito, la differenza sono musica uguale liturgia, musica per la liturgia e siamo fino a tutta la Controriforma, quindi fino a tutto il Cinquecento. Tutti sappiamo che attraverso l'umanesimo rinascimento il distacco, il baricentro del mondo, della cultura occidentale si sposta dal cielo alla terra, la separazione, il distacco, il divorzio tra arte e il rito, quindi non sacralità, il rito si forma, si amplia, la separazione si amplia sempre più e la musica su testo religioso non è più musica che accompagna un rito e diventa musica sacra.
tonnellate di messe, quello che volete voi, Mozart, Beethoven, la Missa solenne di Beethoven, tutto è meno che musica rito o musica da fare durante un rito, è musica da concerto, in tutti i sensi, però su testo sacro. E ci so, e qui siamo nel 7-800, nella grande tradizione 7-800esca. Sulla parola sacra, fino a qui tutto molto chiaro, sono categorie nette. La prossima categoria non è una categoria, non è categorizzabile, cioè se io dico, grazie al cielo sto citando in questo momento un saggio letto, se io dico musica spirituale, voi mi dite, vabbè, come dire, che cosa vuol dire musica spirituale? Appunto, vorrebbe dire forse quasi tutta la musica. Qual è l'unica separazione? Laddove la musica diventa soltanto musica da intrattenimento o ancora di più musica commerciale, cioè musica fatta per essere venduta oggi, ascoltata oggi pomeriggio, dimenticata domani mattina così gli vendo il prossimo oggetto, è ovvio che cosa sto alludendo, ma c'è sempre stata in fondo, soltanto che il mercato era molto diverso da quello di oggi. Questa forse non è musica spirituale, perché è musica combinata a tavolino per vedere come fare a vendere tanto subito facendo una bella campagna pubblicitaria, eccetera. Tutto il resto, l'altra sera, qualche sera fa, su Rai 5, risentivo per la milionesima volta se volete, però in quel caso vedevo anche la registrazione del ritorno ai concerti dal vivo a Santa Cecilia a Roma. E Antonio Pappano, direttore di Santa Cecilia, ha fatto un programma geniale, perché ha fatto un brano di musica sacra, cioè il Te Deum di Bruckner, e un brano che non posso non definire spirituale, cioè il Canto della Terra, Das Lied von der Erde di Gustav Mahler, in cui l'ultimo di questi lead, gli altri durano 4 minuti, l'ultimo ne dura 30, si chiama Der Abschied, cioè congedo, addio, l'addio. Addio, è sostanzialmente l'ultimo brano scritto da Gustav Mahler, è un testo di saluto al mondo, a un certo punto dice Gute Nacht Welt, buonanotte mondo, e ecco, se uno ha dei dubbi su cosa posso voler dire musica spirituale, quella è, non è musica sacra, perché non è un testo sacro, ma il minimo che si possa dire è musica che va da uno spirito a tutto il nostro spirito in maniera... Vabbè, io sarò maleriano ammalato, ma è difficile non essere catturati fino all'ultima nota, questo forse lo saprete, l'ultimo avverbio è ewig, cioè eternamente, e Mahler lo ripete decine di volte, con un'orchestra che si sfalda, nessuno suona più, la tonica non c'è più, sono due accordi che oscillano, e questa voce sembra uscire di scena, in realtà un eterno diminuendo, con un eternamente. Vengono i brividi parlandone, e chiaramente... è estrema spiritualità. Queste sono le categorie. Il XX secolo dovrebbe essere, nella laicizzazione progressiva del mondo occidentale, attraverso, andando avanti, il secolo dei lumi, il Settecento, il positivismo ottocentesco e il XX secolo tutto, il massimo dei secoli distanti dalla sacralità. Ma, ed è qui che tutto sommato incomincio il centro dell'oggi, viceversa vorrei rovesciare la frittata, cioè un qualsiasi compositore del 7-800 ha sempre scritto musica sacra, non necessariamente musica per la liturgia, anzi forse quasi non più musica per la liturgia, ma lo si faceva perché c'era un committente che ti diceva adesso mi scrivi una messa, parlando di un compositore indubbiamente credente come Bach, nel periodo in cui lavorava per un principe scriveva musica profana, se lavorava per una cattedrale scriveva musica sacra, lui era lo stesso di prima, però mi pagano per scrivere i concerti brandeburghesi, scrivo concerti brandeburghesi, mi pagano per scrivere delle cantate una alla settimana, scrivo le cantate. Cioè, in un momento in cui quel mondo è ancora un mondo committente, l'esperienza dello scrivere musica sacra, sto parlando di Dio, Johann Sebastian, quindi parlando di musica immensa, quindi non sto dicendo che non sia, però fa parte della professione del compositore. Nel XX secolo non più necessariamente, non c'è una vera committenza in quel senso, quindi chi ha scelto di scrivere musica sacra lo ha fatto... perché fare quello era per lui importante. Ed è qui che arrivo a nominare alcuni compositori del XX secolo, fino alla fine del XX secolo e fino a un po' oltre,
fino a quindi il ventunesimo, tutto si allargherebbe sul ventunesimo secolo sui più giovani, ma non si può fare evidentemente adesso. E ho preso due esperienze, la seconda delle quali è quella di Messiaen, e quindi lì introdurremo i pezzi di Messiaen che verranno eseguiti adesso. Due esperienze di due compositori quasi coetanei, ma uno profondamente italiano e l'altro profondamente francese. Quello profondamente italiano, parto da lui per poi approdare a Messiaen e ai pezzi di Messiaen, quello italianissimo è Goffredo Petrassi, spero che conosciate il suo nome, compositore nato a Zagarolo. Attenzione, Zagarolo è un paese a 3 km da Palestrina, quindi voglio dire, nel 1904 e mancato a 99 anni nel 2003. E quindi è un compositore che ha veramente passato l'intero secolo XX. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo bene, anzi è un onore, è uno degli onori della mia vita. E per dire che parlando con lui si aveva di fronte l'esperienza di un secolo, in uno di questi dialoghi una volta lui disse: ma sa, quando sono arrivato io a Roma prima della guerra non c'era la luce elettrica. Io l'ho guardato e ho detto: di che guerra parla? Ah sì, quando io dico prima della guerra intendo prima della prima guerra mondiale. Questo detto nel 1990 ti fa venire le vertigini temporali. Allora, partiamo da lui, perché a parte la nascita vicino a Palestrina, ma non c'entra, quando Petrassi arriva a Roma, da questo piccolo paesino, come dicono le biografie, venne seduto su una botte di un carro a vino che veniva dalla campagna verso Roma, venne ospitato, ma la sua prima, non attività, aveva 9 anni, la sua prima, primo contatto con la musica fu quello di essere puer cantor, cioè voce bianca, del coro della chiesa di San Salvatore in Lauro, dicono le biografie, di una chiesa romana, non so dove sia, quindi in un coro, come voce bianca di un coro di chiesa, diciamo. Le donne nel Rinascimento non cantavano, i cori erano solo maschili o di voce bianca che facevano la parte del soprano e del contralto. Cioè, la cosa che colpiva subito è che l'attività musicale di Petrassi, nata intorno al 1911-12, è nata come quella di Palestrina o di un compositore rinascimentale. Cioè, era molto romana questa cosa. A Roma, in fondo, erano passati 40 anni da Porta Pia. Il mondo romano era quello di un cattolicesimo, come dire, bello pesantino, bello incombente, eccetera. E cercherò di essere breve, però tutta la produzione di Petrassi, fino a un emozionante ultimo pezzo, su cui ho un'esperienza personale indimenticabile, tutta la musica, tutta la produzione di Petrassi, attenzione, il primo pezzo pubblicato è stato scritto nel 26, l'ultimo è stato pubblicato negli anni 90, quindi c'è un ventaglio pazzesco. Se voi pensate cosa è successo nel mondo tra il 26 e la fine del secolo, tutta la produzione è segnata e punteggiata da lavori di carattere sacro. Perché? Ancora un po', perché all'inizio faceva parte, lui in fondo le sue radici erano in un mondo in cui scrivere musica sacra a Roma faceva parte di un contesto culturale, era ancora quello, cioè era un cattolicesimo non problematico, se volete, era un cattolicesimo perché altro non si poteva fare e non ci poteva essere, soprattutto in Roma in quel momento. Sarà diversissimo il discorso su Messiaen, perché la Francia proprio non era questo e non è questo. Però, nominando dunque 1, 2, 3, 4, 6 pezzi sacri Petrassi con delle date molto distanti, c'è una parabola, ed è per questo che ne parlo, che ce lo porta estremamente vicino, esattamente perché il passaggio è da un cattolicesimo automatico, perché questo era il mondo, fino a un'esperienza profondamente sofferta di un cattolicesimo, di un credente profondamente credente, ma che vede il suo credo messo in crisi dal mondo contemporaneo e da quello che è successo nel mondo. Prima opera sacra importante, Salmo IX, grande pezzo per coro e orchestra, data 1934. Non perdo tempo, avrei anche qui un episodio personale con lui, perché vidi con lui una prova di questo Salmo IX. È impressionante, perché, vabbè, ma non lo faccio per non perdere tempo. Il nono Salmo è un Salmo estremamente trionfalistico, cioè il Dio del Salmo IX è un Dio potente, violento, che uccide i nemici, che si fa luce con la violenza sui nemici, è un Dio potente e vittorioso.
Attenzione, perché oggi si tende a non... Questo pezzo è un po' in odor di fascismo, diciamo, perché quell'immagine potente, vittoriosa, vincente, eccetera, la partitura naturalmente è datata 1934, anno 12, ma è inutile scandalizzarsi perché lo facevano tutti, cioè Petrassi poi è stato un po' crocifisso perché si è detto che era fascista. La domanda sarebbe perché qualcuno non lo era in quel momento? Lui era direttore artistico della Biennale di Venezia a 32-33 anni e dopo è stato veramente crocifisso perché firmò alcune lettere di licenziamento nel 38 di lavoratori di appartenenza ebraica. Per carità di Dio, c'è chi non l'ha fatto e ha rischiato la pelle per non farlo. Se lui non l'avesse fatto, perdeva automaticamente quel posto di lavoro e perdeva l'insieme di cose. Non lo sto difendendo, però a volte le prospettive storiche vanno un po' mantenute, insomma. Però quello è il punto di partenza, una sacralità vincente, vittoriosa, senza crepe, un Dio potente che vince e vincerà. Nel 1900, a cavallo tra il 39 e il 40, è successo qualcosina in quel momento, lui scrive due lavori col coro, uno dichiaratamente sacro, cioè un Magnificat, e uno che non sarebbe sacro, e cioè Coro di Morti è su una delle operette morali di Giacomo Leopardi. Fa impressione perché i due brani sono stati scritti praticamente insieme, tutte e due sono corali, ma il Magnificat è una lode a Dio, ma è una lode a Dio di chi? Di Maria, ed è una lode assolutamente non militante, una lode piena di gioia, di leggerezza se volete, di gioia della lode, non so come dire, ma insomma di freschezza. Ha perso completamente la militanza di quel salmo. A fianco però, Coro di Morti ha una data terribile, la data di fine composizione è 10 giugno 1940, leggasi la data dell'ingresso in guerra dell'Italia, la data dell'annuncio di Mussolini, Piazza Venezia, dell'ingresso in guerra. Là c'è una lode a Dio di Maria. Maria è anche colei che sa che perderà suo figlio. Da questa parte c'è un Coro di Morti totalmente nichilista, una delle operette morali più spaventose, più buie, più scure, più senza sbocco, più dicono che dopo la morte non c'è nulla, scritte negli stessi mesi. Quindi si vede che l'esperienza personale andava verso quello, verso una problematizzazione della propria fede. Terzo lavoro sacro, 1950, 5 anni dopo la guerra, titolo significativissimo, Noce Oscura, e cioè da San Giovanni della Croce. Chiunque avesse letto qualcosa di San Giovanni della Croce sa che è una teologia basata sulla concentrazione sul nero, cioè non pensare che alla fine del nero ci sia la luce, no, perdi te stesso, oscurati, concentrati sul buio, troverai Dio, ma non pensare che lo troverai, potresti non trovarlo, concentrati sullo svuotamento di te stesso. Se pensiamo che 16 anni prima c'era Salmo 9, il passo è molto forte, e andando avanti, nel 65 e nel 75, adesso li metto insieme, i meravigliosi, vorrei che tutti li ascoltaste, Mottetti per la Passione per coro a cappella. Mottetti per la Passione sono su sei mottetti su testi sulla Passione di Cristo. Ci sarebbe una meravigliosa analisi da fare, perché c'è un punto in sezione aurea che è il momento del grido di Dio perché mi hai abbandonato, in sezione aurea sulle battute totali dei sei mottetti. È emozionante perché è un'architettura del dolore, il cuore è la frase mi hai abbandonato, oddio. L'Orazione Christi, che sono le 75, sono per coro e orchestra, sono due brani e sono le due volte in cui Cristo invoca il Padre, ma nella prima delle due è San Giovanni che fa dire a Cristo durante l'ultima cena qualcosa di molto dogmatico, cioè Signore è giunta l'ora, Padre è giunta l'ora in cui tu mi devi glorificare, eccetera. Il secondo è Signore, se è possibile allontana da me questo calice, cioè il Cristo perduto, solo e drammatico, tragico dell'orto degli ulivi, in cui, come dire, ha paura, è profondamente uomo. In questo binomio tra i due movimenti dell'Orazione Christi c'è tutto il passaggio di Goffredo Petrassi, c'è tutto un uomo che viene da quella Roma, da quel cattolicesimo e che, avendo vissuto molto, arriva fino alla coscienza del dubbio e mette in scena questo, e questa è la spina dorsale della sua produzione. Aggiungo solo una parola sull'ultimo brano sacro di Petrassi, perché qui non posso non dire l'aneddoto personale. Esiste questo Kyrie di Petrassi, che è un brano, sostanzialmente, che non era pubblicato fino al 90.
È un brano senza tempo, perché guardate la partitura, da lontano sembra un brano del 500, a note grandi, ma la musica non tanto, però non si capisce di quando sia e non era stato pubblicato. E poi lo vidi pubblicato con la data 1990. Nel 90 Petrassi era non vedente, quindi non poteva averlo scritto nel 90. Allora, presi un po' il coraggio a quattro mani, lo chiamai e io dovevo scrivere la presentazione sul booklet di un disco e non sapevo quando fosse stato scritto. Lo chiamai e gli dissi: maestro, scusi, ma quando l'ha scritto? E venni a sapere che quel che lui per tutta la vita aveva pensato di scrivere una messa, ma che lo sentiva come un compito al di là di lui, più forte di lui, che alla fine, accorgendosi che la vista stava abbandonandolo, nell'86, quindi aveva 82 anni, non moltissimi, ma era malato agli occhi da molto prima, era riuscito a scrivere un Kyrie a note molto lunghe, perché ormai la vista stessa gli faceva scrivere poche note, e diventa una musica meravigliosa, senza tempo, con cui si chiude l'arco compositivo di Petrassi con un Kyrie, cioè con un'invocazione di perdono, e questa è l'arcata. Naturalmente bisogna ascoltare questi brani l'uno dopo l'altro, perché questa non è una persona che ha scritto musica sacra, è qualcuno che ha avuto come spina dorsale della sua intera produzione una propria esperienza di sacralità. Se passo le Alpi, la stessa cosa, in maniera estremamente diversa, va detta di Olivier Messiaen. Io non so quanti sappiano qualcosa di questo personaggio e personalità. Olivier Messiaen, a tutt'oggi, se voi entrate al Conservatorio di Parigi e nominate, se dite Olivier Messiaen, si alzano in piedi. Cioè, a tutt'oggi, parlando con compositori miei coetanei, che quindi hanno conosciuto Messiaen, ma quando erano particolarmente giovani, non dicono una frase senza dire quando Messiaen diceva, no? L'incontro scorso dicevo che Györgyi Kurtág, compositore ungherese, non ha mai insegnato composizione non ritenendosi all'altezza. Beh, Messiaen, punto di riferimento di generazioni intere di compositori, non ha mai insegnato composizione, ma insegnava analisi al Conservatorio di Parigi, solo che ci andavano tutti. Qual è l'esperienza però biografica, devo stringere? Lui nasce nell'8, attenzione, 4 anni di distanza da Petrassi, quindi esperienze abbastanza ravvicinate nel tempo. Molto significativo è che lui nel 1931, quindi aveva 23 anni, diventa organista della Chiesa della Trinité a Parigi e rimane tale praticamente fino alla morte. Cioè, e la cosa straordinaria è che per essere un compositore, mio Dio, uno dei più noti al mondo, alla domenica suonava messa, la domenica la passava lì. Per quello che so io, praticamente sempre, era come se quella cosa... Perché la Francia è un po' strana rispetto alla sacralità, anche come in musica, il Conservatorio di Parigi, o sono molto accademici, o c'è la religione del nuovo, o c'è la religione dell'accademia. Rispetto al cattolicesimo, anche il cattolicesimo francese è molto tradizionalista e la civiltà, viceversa, è estremamente laicizzata. Messiaen era da subito un cattolico, cattolico. La sua musica, come nel caso di Petrassi, è tutta impregnata di titoli sacri, però la personalità di Messiaen è profondamente diversa, non è di quel cattolicesimo. La personalità di Messiaen, non posso non dirlo, anche se allungo un po', ma non si può non dire, unisce delle cose tra di loro lontanissime, benissimo, aveva questa sua spiritualità profondamente cattolica, decisamente cattolica, ma era un conoscitore come nessuno al mondo, diciamo, del canto degli uccelli, per cui moltissima sua musica è basata su canti e dice qual è l'uccello che canta e ne imita il canto, oppure ha usato per tutta la vita ritmi della musica indiana d'India, no? Che ci azzecca tutto questo? Oppure, ultima cosa che dico, nell'immediatissimo dopoguerra, 46-47, quando un gruppo di giovanissimissimissimi compositori che volevano rinnovare e cambiare tutto, si ritrovano a Darmstadt e sono i nomi di Stockhausen, di Boulez, ma avevano 18, 22, 23 anni e non volevano insegnanti, perché in quel momento di rinascita dopo la Seconda Guerra Mondiale non ci vogliono insegnanti, gente collusa con tutto quello successo. Facciamo noi. L'unico compositore ammesso era Messiaen, che scrisse il primo pezzo seriale, dopodiché lui continuò a scrivere, a volte con gli accordi di Mi maggiore che sentirete tra poco, gli altri andarono avanti a fare le avanguardie, lui no.
La cosa più importante, infatti adesso vi dico alcuni titoli per capire quanto sono diversi da quelli di Petrassi, la sua musica è una musica, e qui c'entra la Francia, profondissimamente timbrica, quest'idea del canto degli uccelli, dell'uso degli strumenti, e la sua stessa religiosità è una religiosità estremamente mistica e con una, di un misticismo, come dire, non viene la parola, non sognante, insomma, un po' utopista, un po' onirico, se volete. Citiamone solo qualcuna. Tre piccole liturgie della presenza divina, d'accordo. Ma ok, nel 1963, Trois petites liturgies de la présence divine. Ma l'organico è coro femminile, pezzo del 44, pianoforte, onde Martenot, primo esempio di strumento elettrico, bisogna dire. Archi e percussioni, cioè tutto molto colorato, molto timbrico. Oppure, titolo definitivo, Couleur de la cité céleste, colori della città celeste, per 13 fiati, xilofoni e percussioni. Cioè mescolando una timbricità estrema, il colore, una ritmicità, a questo senso di un divino sognato, agoniato, continuo a non trovare la gente, sto dicendo le 20 alle ricerche di quello buono, ma non lo trovo, forse dopo arriverà. Stringendo su quello che ascolteremo oggi, non si può non citare una cosa, i musicisti lo sanno, ma se ci sono, se c'è qualcuno, insomma, è una cosa che non si può non dire, c'è una data formidabile nella vita di Messiaen, è del 1941, Francia occupata, molti intellettuali, eccetera, non perché ebrei, ma in quanto intellettuali, vennero arrestati e portati in un campo di concentramento che era Görlitz, al confine tra Germania e Polonia. Tendenzialmente non uccidevano nessuno, aspettavano che lo facesse il freddo, la fame, no? La testimonianza straordinaria di Messiaen che dice che lui entrò in questo campo di concentramento stringendo una specie di sacchettino, tutti pensavano ci fosse del pane, c'erano delle partiture, perché portava con sé qualche cosa che gli permettesse di sopravvivere lì dentro, e c'erano le partiture orchestrali, cameristiche, so alcuni titoli ma non importa. Lì dentro, perché questo facevano i nazisti a volte, magari uccidevano un milione di persone, ma a volte rispettavano l'arte, curiose cose. Lì dentro si ritrovò con altri tre musicisti, alcuni li conosceva già a Parigi, altri no, un violinista, un violoncellista e un clarinettista. Le condizioni erano quelle che potete immaginare, c'era un vecchio pianoforte verticale, il violoncello trovato lì aveva tre corde anziché quattro, il clarinetto mancava di ancia, il clarinettista, per fare la cosa che dirò, cedette del pane fuori dalle reti del campo a qualcuno che gli diede delle ance, un prigioniero che cede del pane per un'ancia, ok? E nel febbraio, se non mi sbaglio, del 41, avvenne in quel campo di concentramento, secondo me, la prima esecuzione più emozionante della storia dell'umanità, non della musica. Cioè Messiaen aveva scritto questo immenso lavoro di 50 minuti che si chiama Quartetto per la fine del tempo, del tempo dei tempi, che allude all'Apocalisse, quindi sono 8 movimenti con citazioni dall'Apocalisse, ma non importa. Non importa, è una musica senza concessioni, non è una musica facile, uno lì dentro in quelle condizioni aveva dovuto scrivere una musica comunicativa per liberarsi, no, una musica complessa, densa, a volte aggressiva, ricchissima, come dire, che non risente di condizioni incredibili di composizione, e la prima esecuzione avvenne in questa baracca senza riscaldamento, qui siamo... cioè è una meraviglia, fuori era meno 15 in quel febbraio, la baracca non era riscaldata e c'erano 5.000 prigionieri, quindi riscaldamento umano, che ascoltarono questi 50 minuti di musica difficile su un pianoforte, molti di cui i tasti rimanevano giù una volta suonati, perché figuriamoci, e sul violoncello su tre corde, eccetera. Questo dice di un'esperienza del comporre e di un comporre, questa è spiritualità, sacralità, è tutto insieme, indiscutibilmente. 3 anni dopo, e così magari incomincio a chiamare Emanuela al pianoforte, perché arriviamo al pezzo che sentiremo in parte adesso, tra le opere sacre di Messiaen ci sono dei pezzi pianistici, gli uni si chiamano Vision de la Maine per due pianoforti, l'altro sono i
20 regards sur l'enfant Jésus, cioè 20 sguardi sul bambino Gesù, sul bambino Gesù. Sono 20 pezzi per pianoforte, con dei titoli estremamente immaginativi. Vieni, che magari estremamente immaginativi. Alcuni titoli, il primo che sentiremo è Sguardo del Padre, fino a qui va tutto bene, ma Sguardo della Stella, Sguardo della Vergine, ma Sguardo des Auteurs, delle Altezze, Sguardo del Tempo, Sguardo dello Spirito di Gioia, Sguardo del Silenzio, che meraviglia. E sono questi 20 pezzi pianistici. Adesso faremo una cosa, li presenterei brevemente e poi dopo li ascoltiamo di filato tutti e due, senza, però dicendo come sono stati. Il primo, che si chiama Sguardo del Padre, ha una, tra parentesi dopo, una citazione dal battesimo di Cristo, cioè e Dio disse: questo è mio figlio, è mio amatissimo figlio, in cui, in, del quale io mi compiaccio, spero sia una traduzione decente della sua. Se ascoltate la sua mano sinistra, sono triadi, e tutta in realtà questa base, questo corale, questo passo che incede, che procede, è fatto di materiali molto diatonici. Sono triadi sì, ma non sono collegate tonalmente in realtà, oppure diventano spesso accordi col colore di settima di dominante, sono come delle dominanti che non vanno da nessuna parte, però. E pensate con che coraggio, di fianco a quella mano sinistra, tra parentesi c'è scritto Thème de Dieu, tema di Dio. Adesso, io avrei avuto qualche problema. E questo procedere di accordalità con dei rimbalzi acuti, quasi degli echi, poi fai soldi. Solo questo, perché questo è globalmente, è uno sguardo del padre al figlio. Non mi interessa pensare, sì, tema di Dio, non mi interessa che il padre sia in basso, non sarebbe sciocco, riduttivo e stupido, diciamo, però ha l'incedere, come dire, di un corale, se volete, di un corale timbrico risonante, della risonanza della voce di Dio. Molto più particolare dal punto di vista dell'interpretazione del titolo, se mi apri con quell'altro. Ah sì, è vero, grazie. La logica va bene, estremamente lento, ma poi c'è scritto misterioso, virgola, con amore, avec amour. Cosa voglia dire suonare con amore? Non lo so, però è bellissima che ci sia, effettivamente. È una contemplazione. Sì. Non è una. È musica che contempla. Ecco, in questo caso non c'è separazione tra. È musica sacra del compositore per se stesso, cioè una preghiera del compositore. Nell'altro caso abbiamo scelto il 14° di questi regali, che è Sguardo degli Angeli. Aspetta, solo un secondo. Gli angeli, uno pensa subito, gli angeli, la leggerezza, no? Fa l'inizio. Ci dice, anzi ci dà un'ottima guida all'ascolto, perché divide le cose. L'inizio è scintillii, percussioni, punto e virgola. E io presumo, non ne voglio parlare, sì, qui un po' se ne può parlare con la musica descrittiva, che quell'inizio, perché non dire che sono scintillii, non sono percussioni, ma scintillii, sì, però in questo secondo elemento, davanti. Dopodiché dice, soffio potente di immensi tromboni,
punto e virgola, i tuoi servitori, questi di Via di Angeli, i tuoi servitori sono delle fiamme di fuoco, altro che l'angioletto così. Per cui questo elemento che ci porta all'elemento successivo, dice, scusami, non so la memoria, poi il canto degli uccelli, che per me è inevitabile, che tinge di blu, e c'è un elemento che... sia lecito parlarne in termini descrittivi, ce lo dice alla fine Messiaen, perché giunti all'ultima pagina, che invece è totalmente diversa, lui mette tra parentesi il pezzo di frase successiva di quello che aveva scritto all'inizio, cioè mette: lo stupore degli angeli si ingrandisce, magari si ingrandisce. Perché si ingrandisce lo stupore degli angeli? Questo è estremamente interessante come interpretazione della sacralità di Messiaen. Allora, voi pensate che ha detto che lo stupore, i tromboni, i servitori sono fiamme di fuoco, e dice: lo stupore degli angeli si ingrandisce perché non è a loro, ma è alla razza umana che Dio si è unito. E cioè non alla potenza, agli angeli, le presenze di un certo tipo, no, l'unione, visto che sono gli sguardi al bambino Gesù, l'unione è con la razza umana attraverso un bambino che poi morirà in croce. No, quindi la potenza di questa musica, che sembra non c'entrare niente con gli angeli e neanche con la sacralità, però arriva a una riga finale, a una fase finale nettamente potente. Adesso io starei zitto e lascerei suonare entrambi i pezzi. Thank you.
Thank you.
estremamente personale quella di Messiaen, al di là del suo cattolicesimo assolutamente come dire ortodosso, no? Si è molto evidente, ad esempio, questi angeli, per quello non abbiamo fatto il finale soltanto adesso, perché è quasi una protesta, cioè questo Dio che invece non parla a loro ma si rivolge alla razza umana. Ma questi angeli non è uno stupore, questa è una specie di grido di protesta, quelle braccia che si allargano con un fortissimo che diventa clamoroso, effettivamente. E deve essere. Il primo brano risponde a un immaginario collettivo di musica sacra, no? Era quasi un corale, sostanzialmente.
Questo assolutamente no, ma è il modo, fa parte, gli esempi sarebbero infiniti, è una musica in cui entra il suo modo di essere sacro, di rivolgersi alla sacralità, è pieno di colore, di senso della natura, di timbro, di evento, non è soltanto il corale, se no sarebbe soltanto quello. Devo guardare che ore sono, quello vero, 18:48, è tardissimo. Quindi passiamo alla generazione dopo, al... Due parole soltanto su due tipi di esperienze successive, che sono quella dell'Est Europa, e dico due nomi su tutti, dico quello del polacco Penderecki e della russa Gubaidulina. Perché? Perché l'uno è polacco e quindi la sua esperienza in musica religiosa, non dico tutti i titoli, i suoi pezzi religiosi sarebbero tantissimi, non importa. Penderecki è nato nel 1931 ed è mancato pochissimo, quest'anno credo, nel 2020 credo, nel marzo 2020, non di Covid. A partire dagli anni 60 ha scritto sempre più musica sacra. Per la Gubaidulina invece è russa, profondamente russa, cioè quindi abitato lungamente, credo ancora oggi, a Mosca. E il caso è un po' diverso, perché anche lei è nata negli anni 30, ma l'Unione Sovietica non era esattamente la Polonia. La Polonia comunque aveva un substrato cattolico molto forte, per cui malgrado tutto Penderecki non mi risulta che abbia avuto grossi problemi col governo, insomma, col governo del suo paese. La Gubaidulina sì, fortemente sì, cioè era segnata a vista, diciamo, e infatti, guarda caso, la sua produzione sacra, che è tanta, incomincia tutta alla fine degli anni 70, non che c'era Brezhnev, quindi non c'era un regime morbido, però insomma qualcosa si stava muovendo e poi la sua fama ormai era tale che era difficile impedirle di fare qualche cosa. E da lì in avanti i brani sacri sono tantissimi, fino ad arrivare soprattutto, direi, a questa Passione secondo Giovanni del 2000, Johannes Passion, scusate, in tedesco, del 2000, dove forse un po' culmina questo percorso, dove cioè a poco riemerge la religiosità del popolo russo attraverso una situazione politica che lo impediva, eccetera. Parlando dell'Occidente, viceversa, in una situazione del tutto differente, non si può non nominare che uno dei sacerdoti, parola che ci vuole in questo caso, della musica contemporanea di quegli anni, degli anni 60-70, cioè Karlheinz Stockhausen, esattamente nei periodi in cui i Beatles andavano in India dai guru indiani, anche lui ha avuto il fascino dell'Oriente. Ci sono almeno due brani, non si possono nominare, come Mantra e come Inori. Mantra, che è per due pianoforti e strumenti, mantra vuol dire formula sacra, no? Versetto sacro, e Inori in giapponese vuol dire preghiera. Quindi pescando da religiosità di altre culture, ma in qualche modo l'esperienza mistica era entrata. Però per arrivare direttamente, perché temo di dilungarmi troppo, allora, una figura che mi ci è estremamente cara e che vorremmo che fosse più normalmente presente nelle sale da concerto, ed è la figura del compositore italiano. Per chi non l'ha conosciuto, per voi adesso sarà un nome, per noi è una persona estremamente particolare anche della nostra vita, cioè Niccolò Castiglioni. Devo per forza darvene un po' il ritratto. Niccolò Castiglioni è nato nel 1932, quindi esattamente agli anni della Gubaidulina e di Penderecki, anno più anno meno. Milanese, ma sempre più affezionato a tutto ciò che è bianco, candido, il nord, il ghiaccio, la neve, per cui di fatto scriveva sempre le indicazioni in tedesco, si sentiva altoatesino, doveva stare per forza a Brixen, non Bressanone, per carità di Dio, ma Brixen. Non era anti-italianismo, era il fascino del bianco, della neve, del candore. Qui devo stare attento perché non ci sono appunti su Castiglioni perché la conoscenza, mettiamo per favore, può mettere la prima pagina della partitura di Castiglioni, perché già questo dice qualche cosa, è un manoscritto, evidentemente è la copia del manoscritto. Allora, alcune cose. Niccolò Castiglioni quindi generazionalmente appartiene alle avanguardie, ma non degli anni di Luciano Berio, Bruno Maderna, eccetera, un pochettino di anni dopo, no? Tutti gli altri erano nati tra il 20 e il 27-28. Sembra poco la differenza, ma non è così poca. Ad esempio, lui arriva a Darmstadt, cioè nel grande tempio della musica contemporanea,
quando gli altri cominciavano ad andare via, e soprattutto arriva con una musica un po' diversa. Lui faceva una musica molto floreale, da questo punto di vista il ponte come siamo può esistere, molto ornamentale. Ad esempio Niccolò Castiglioni amava la regione acuta del pianoforte, sentirete interi pezzi. Beh, quando lui suonò al pianoforte il suo pezzo, credo al pianoforte e il piccolo gruppo e l'orchestra, letteralmente prese il seggiolino e lo mise qua, tanto il basso non lo usava mai, quindi usava... Perché? Perché l'acuto è la cristallinità, è la luminosità, è la freschezza, la pulizia, il candore. Niccolò ha avuto dei problemi anche, non so come dire, insomma, mentali, per cui c'è stata a un certo punto della sua vita una fortissima regressione. Io non potrei mai farlo perché c'è una ripresa, potrei imitarlo abbastanza bene. Parlava con una voce acuta, molto strascicata, era apparentemente, posso dirlo in maniera sorridente, fuori di testa, se non che l'impressione è che ci vedesse invece, che ci vedesse più degli altri, ma faceva come dire, si comportava come un bambino, scriveva come un bambino. Quando arriveremo a una delle ultime pagine della partitura, vedremo che la sua grafia non musicale parlata è quella di un bambino di 8 anni, di un tempo, quando si studiava calligrafia con le N fatte tutte bene così. Lui scriveva sempre in quel modo. Se mi sembra, le palline sono grandi davvero, scriveva un po' grande, con questo, non so che pennarello usasse, una specie di canale, perché è molto, tutto molto grosso. Un episodio che ho saputo pochissimi giorni fa, in realtà, della vita di Castiglioni è questo. Castiglioni era di madre di appartenenza ebraica, quindi voi sapete che quindi sarebbe ebreo, no? Perché è di discendenza femminile l'ebraismo. Nel 1943-4, mentre Messiaen scriveva i pezzi che abbiamo ascoltato adesso, in odore di retate in Italia, la madre capì che le cose si mettevano male. Non so perché non ci fosse anche il padre, non lo so e non devo dire cose che non so. E la madre col figlio venne accolta, protetta e nascosta in un convento di suore. E non rimase lì pochi giorni, bensì circa un anno. E quindi il bambino Niccolò Castiglioni aveva 11 anni, grosso modo, vide per la prima volta questo ambiente che aveva salvato la vita, e in qualche modo questo lasciò un imprinting, un forte imprinting. Io qui un libro veramente meraviglioso, è uno dei due libri che Alfonso Alberti, nostro caro amico pianista e musicologo formidabile, ha scritto su Niccolò Castiglioni. Il titolo è perfetto rispetto al personaggio Niccolò Castiglioni, cioè La rosa e senza perché. È un verso di Angelus Silesius, questo teologo su cui scrisse un pezzo di cui tra poco dirò almeno due parole, perché è proprio lui, la rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce, ma non c'è un motivo per cui la rosa fiorisce. La bellezza è senza perché, la bellezza è bella, non deve dimostrare perché è bella la bellezza, no? In questa specie di purezza, qui veramente fermatemi, perché se cominciassi a dire tutti gli episodi di vita in comune, ma insieme a Niccolò Castiglioni potrei non fermarmi più, sono tutti episodi di una persona dotata dell'assoluto candore. Vi devo dire qual è stata però l'accoglienza nel mondo del compositore Niccolò Castiglioni. Quando il 24enne forse 25enne, arrivò a Darmstadt, ripeto, tempio sacro della musica contemporanea, dove bisognava essere ortodossi, cioè o si scriveva musica seriale o se no dovevi andartene, cioè c'era un po' di dogmatismo, diciamo. Lui è arrivato e ha suonato questo suo pezzo del pianoforte che si chiamava Inizio di Movimento, e poi l'anno dopo un pezzo del pianoforte che si chiamava Cangianti. Lui era un fantastico pianista. E venne da una parte fortemente attaccato, dall'altra parte generò un grande stupore. Perché? Perché appariva, venne accusato di essere troppo piacevole. Perché? Perché la sua musica così fresca, brillante, ornamentale, acuta, insomma, era come non essere seria, tutto sommato. Almeno dai, vi dico un episodio, almeno ve lo dico. Io una volta dovevo, proprio su uno di questi pezzi del pianoforte, si chiama Cangianti, del pezzo del 59, io dovevo parlarne in un convegno fuori Italia, e allora ero andato a casa sua per chiedergli qualche informazione su questo pezzo, ma si sapeva che a seconda delle giornate Niccolò poteva darle o no queste informazioni. Adesso non farò il verso alla sua voce perché non voglio fare gag, però bisogna dirla con la sua voce.
E io cominciai un discorso serio dicendogli: Nicolò, tu hai scritto questo pezzo per Darmstadt, quindi in quegli anni c'era nessun altro di Boulez, Clavius Christockhausen, non so, qualcosa di questo ti ha influenzato oppure no. Lui mi guardò per un po' e poi disse: a quel tempo mi piacevano molto le romanze senza parole di Mendelssohn. Pertinenza non zero, meno 20. E io, vabbè, non avevo più, ho cercato altre strade, ma le strade erano chiuse. A un certo punto mi sono aggrappato all'unica cosa ancora che potevo chiedergli, e cioè all'inizio, verso l'inizio di quel pezzo c'è un mi abbastanza acuto suonato fortissimo, che poi non c'è più e che riappare verso la fine. Siccome in quella musica il concetto di ripresa non ci doveva essere, allora gli avevo detto: ma Nicolò, quando ritorna quel mi, siccome ce lo ricordiamo, sembra addirittura alludere a una sorta di ripresa, come mai, cosa succede? E mi guarda e mi dice: perché non si può? Così terminò la mia intervista, naturalmente, e decisi di dire quello che potevo sapere, eccetera. Così ne potrei dire decine di episodi di questa persona. La sua casa, quando entrai, quella non era quella la prima volta che entrai a casa sua, Nicolò si muoveva male perché era poliomielitico, mi fece accomodare e entriamo in questo soggiorno che era un locale, diciamo 5x5, non piccolo, e c'era soltanto una libreria stretta su una parete, un tavolo da fate stretto dall'altra parte e due seggioline, una in un angolo e una nell'altro angolo. E lui mi disse: si accomodi. All'epoca mi dava del... si accomodi. Io dico: cioè? Io mi metto là e lui si mette lì. Invece lui prese la seggiolina e venne vicino, perché era tutto un po' monacale. Nell'ultima di vita voleva farsi terziario francescano. Ci sono decine di cose di questo genere, di episodi di questo genere. Amava Schubert, la musica semplice, la musica povera, la musica che non e a un certo punto, per un po' di anni, fu un compositore di grosso successo nei primi anni 60, appunto perché in fondo quella novità era una novità forte, come dire, che ridava gradevolezza a una certa musica. Di fatto, quando ritornò da un certo soggiorno negli Stati Uniti di 2 anni, sembrava veramente, adesso non voglio dire fuori di, però sembrava fuori da qualche cosa, insomma, perché si è messo a fare una musica via via più semplice, semplificata, con dei tic, non so, si può intitolare un pezzo per pianoforte Come passo le vacanze, essere tanti piccoli movimenti che dicono la cappella tal dei tali di Brixen, cioè sembrava una semplicità uscita di testa. In realtà in quegli anni è nata una musica molto più semplice, ma che negli anni si sta rivelando una musica con uno spessore molto forte. La religiosità, visto che di questo dobbiamo parlare, se no non arrivo più a noi oggi, il suo primo lavoro importante, che durava 20 anni, era il 52, si chiamava, guarda caso, Concertino per la notte di Natale. Dopodiché, in realtà, per tutti gli anni 50 e, che sapevo io, buona parte degli anni 60, non ci sono né titoli né argomenti allusivi alla sacralità, perché, e lui avrebbe detto, perché bisognava essere di avanguardia, avrebbe detto una frase di questo genere. Queste erano tutte le sue osservazioni, era sottilmente polemico contro il mondo intorno a lui, ma così ne stava fuori e basta. Ed è stato letteralmente, totalmente estromesso dal mondo musicale. Questo già a partire dagli anni 80, quando io dicevo dei miei allievi di andare a frequentare la sua classe, mi dicevano: ma perché? Tanto ormai è totalmente fuori di testa, non dice niente di interessante. Continuavo a dire: no, provocatelo con delle domande e vedrete che invece succederanno delle cose molto importanti, magari quelle che non vi aspettate. Va bene. Devo fermarmi con gli episodi, perché sono pericolosissimo sugli episodi su Nicolò Castiglioni. Però non so, è importante il ritratto della persona, una persona altissima, va bene, che camminava molto male, con gli occhi molto penetranti e un po' fissi, con la vocina acuta, che non capivi mai se ti stava prendendo in giro e se ha visto qualche cosa più in là di te. Vi dico l'ultimo piccolo, c'entra con un pezzo sacro scritto da lui che adesso vi nomino. Nel 1984 io avevo scritto di fatto un oratorio su testo sacro, ci ritrovavamo al conservatorio a Milano, io non insegnavo a Milano, facevo il commissario esterno, io ero puntuale perché commissario esterno, lui era puntuale perché alto attesino di cultura, quindi alle 8:05 erano gli unici due presenti, gli altri erano in ritardo. Lui mi chiese cosa avevo scritto, lo stavo scrivendo, io gli dissi che avevo scritto questo oratorio, mi aspettavo mi chiedesse su che testo, e mi chiese quanto dura, posso facendo il verso.
io dissi, ma circa un'ora. E lui rimase zitto per un po' di secondi, poi disse, se io scrivessi un oratorio durerebbe 12 minuti. E io, che ero un giovane commissionista, purtroppo il mio dura molto di più, mi spiace, insomma, non so che dire. Va bene, andiamo nella classe, arrivano gli altri in ritardo, si tirano fuori i verbali, gli esami, così. Lui era seduto in un angolo e a un certo punto, nel silenzio, tutti stavano preparando, entra il primo candidato e improvvisamente Niccolò dice, sì sì, durerebbe 12 minuti. Cioè la sua testa era andata sull'oratorio che dove... Il suo oratorio, scritto qualche anno dopo, dura 12 minuti. Evidentemente questo doveva essere, insomma. A partire dal 79 c'è un grosso numero di pezzi, vi leggerò soltanto alcuni titoli sacri. E anche su questo, scusate, l'aneddotica serve all'affetto, che non è per parlare di me, è per l'affetto della grandezza di una persona che però è stata completamente abbandonata dal mondo fino alla sua morte e la sua musica viene suonata più adesso di allora. Il primo pezzo sacro si chiama Salmo 19esimo ed è sul Salmo 19esimo. Quando ho visto che è del 79-80 mi è venuto in mente che un giorno, io ero un allievo di composizione, evidentemente avevo 23 anni, mi telefonò a casa, io vivevo con i miei genitori, e mi ha trovato il maestro Nino Castiglione che mi disse che aveva preso in biblioteca la partitura di questo mio pezzo per coro cappella e mi cominciò a dire che bello perché sembra palestriniano e continuò a fare una cosa che io mi dicevo ma perché non sei lì? Perché stava scrivendo un pezzo per coro e quindi qualche cosa e c'è comunque Salmo IX del 79-80 poi a poco ne salto un bel po', Dulce Refrigerium che è quello che ascolteremo tra poco per pianoforte e poi un inno, un mottetto, un capolavoro estremo che vorrei che tutti ascoltaste, questo Cantus Planus per due soprani e sette strumenti, questo è uno dei capolavori assoluti della musica dal secondo dopoguerra ad oggi, sono tanti, non mi ricordo quanti, piccolissimi pezzi, alcuni durano 20 secondi, su testi di un teologo del 600 tedesco, ma con la latinizzazione, che era Angelus Silesius, vuol dire angelo silenzioso, angelo del silenzio, perché questo era Niccolò Castiglioni, che erano tutti testi che di una semplicità estrema, allusivi di un teologo dell'innocenza, dovrei dire, quindi perfetto per lui, un Veni Sancto Spiritus, uno Stabat Mater, fino ad arrivare a una Missa Brevis e poi questa ultima cosa scritta un anno prima di morire, che era appunto questo oratorio, sette, si chiama sette, non ditemi perché si chiama sette, serve uno. Cioè, Niccolò Castiglioni, il cattolicesimo, il cristianesimo e il cattolicesimo di Niccolò Castiglioni è andato sempre via via più rinforzandosi, più manifestandosi, tanto più si è sentito libero dal mondo, tanto più si è sentito fuori da un tipo di circuito in cui bisognava dover essere in un certo modo. In un certo modo, non gli portava più nulla di scrivere una musica che appariva semplice o semplificata, alcuna di questa musica è oggettivamente troppo semplice e semplificata, ma altra ha uno spessore veramente, veramente straordinario e spero che tutti possano ascoltare, quantomeno questo Cantus Planus dovrebbe essere ascoltato sempre da tutti perché è un pezzo che lascia in silenzio, così come i testi sono di Angelus Silesius. Magari invito Emanuela a venire al pianoforte. Questi cinque pezzi, Dulce Refrigerium, voi li vedete qua, i sottotitoli, i titoli di ciascuno, scritti così in grande col pennarellone, no? Sono i pezzi, sottotitolo in tedesco, Sechs geistliche Lieder für Klavier, sei Lieder sacri per pianoforte. Non sono leader perché non c'è un testo, sono sacri perché ci sono i titoli così, ma è la sua cristallinità rispetto al sacro. Il primo si chiama Humilitas, adesso chiederò a Emanuele di suonarne soltanto l'inizio magari. Avete sentito? Che si mescolano materiali
magari a 12 note, diciamo, no? Cioè, con prevalenza tra le settime maggiori, sono moltissime settime maggiori, ce le avete davanti per i musicisti presenti, ma ha tranquillissime, candidissime triadi maggiori, tutte date in stato fondamentale come le suonano i bambini. Il materiale della purezza, lui avrebbe detto perché non si può, no? Certo non bisognava farlo in quegli anni, rifare questi materiali, ma perché non si può? E il titolo dice tutto, perché Humilitas è, come dire, una musica tutta, probabilmente un pezzo tutto in chiave di violino, come buona parte della musica di Castiglioni di quegli anni, cioè tutta acuta, tutta cristallina. Il ponte con un certo Messiaen viene anche in questa leggerezza ornamentale, no? da un po' da Uccellini che c'è sempre. Anche in questo caso preferisco parlare di tutti i cinque pezzi un attimo con degli esempi e poi farli sentire tutti insieme, perché non sono separabili l'uno dall'altro. È chiaro che è un gioco di parole, oppure, come diceva Nicolò, non è un gioco di parole, è la sua etimologia, perché, attenzione, era di grandissima cultura in realtà quest'uomo, latino, greco, eccetera, eccetera. Il secondo brano si chiama Humus, che è una riduzione di Humilitas, se volete, ma è in realtà l'etimologia di umiltà, perché umiltà deriva da essere vicino alla terra, nella terra, dalla semplicità, dall'elemento base, diciamo. E infatti il secondo brano dovrei dire che quasi non è separabile dal primo, cioè è estremamente simile. Solo gli accordi più lunghi più tardi, ma li vedremo dopo. Invece, quando si arriva al terzo movimento, diciamo che la musica cambia e entra in scena qualche cosa che richiede un commento. Ed è anche un commento, se volete, un po' doloroso. Il titolo intanto significa sorgente originaria, no? Urquell, quell è sorgente, ur è originario. Aspetta solo un secondo. Lo vedete dal disegno, è facile immaginare senza sentire il suono, c'è una mano destra velocissima e molto acuta e molto arabescata, no? È fin troppo evidente. Anzi, fai solo la mano destra. Eccetera. Ma se Emanuela suonasse soltanto la mano sinistra, cos'è questa cosa? Adesso io avrei dovuto dirvelo con precisione. Questa è una canzone popolare. È una canzone popolare altoatesina che passa con un fil rouge nella mente di Nicolò per 30 anni, perché, no, 30 anni non lo posso dire, scusate, per molti anni della sua vita, fino all'ultimo brano. Diciamo una cosa un po' emozionante. L'ultimo brano di composto Niccolò Castiglioni sono 11 danze per la bella Verena. Chi era la bella Verena? Lui, quando era Bressanone, non sapeva cucinare, quindi a mezzogiorno, alla sera, come diceva lui, pasticciava qualcosa, ma a mezzogiorno andava in un certo posto, in un ristorantino, dove c'era una cameriera che lo aveva colpito, ma in maniera così. Naturalmente si chiamava Verena. E le dedicò, lei probabilmente non lo seppe mai, queste 11 danze. Queste 11 danze vennero consegnate all'editore il, credo, 3-4 settembre 1996, e due giorni dopo Nicolò, che soffriva molto di asma, morì durante la notte per una crisi di asma. In quelle danze, che sono per violino e pianoforte, ci sono molti elementi tonali, come questo, che è mi maggiore, ma all'ultimo momento il violino scorda una corda e finisce con un accordo di mi bemolle maggiore. Per buona parte di Castiglioni il mi maggiore, non so perché, è la vita, e il mi bemolle maggiore è la morte. Se Emanuela risuona la sola sinistra della prima pagina, sentirete questa melodia popolare che ripete ostinatamente per tutto il pezzo, oscilla tra mi maggiore e mi bemolle maggiore. Eccetera.
lettera, però colpisce che questo brano si chiami Sorgente Originaria. La sorgente sarà pure quella freschezza della cristallinità sopra, ma la sorgente originaria è forse il canto popolare, questa cosa, questa innocenza, questa canzone composta da nessuno, che viene dalla gente semplicemente. Il quarto brano è, se volete, il meno affascinante dei... Ho detto 5, ma sono 6, giusto? No? Scusami, perché poi c'è l'ultimo... Sì, sono 6, scusatemi. È monodico. È un saluto. Sì, perché l'ultimo è un vero saluto di un attimo. Il quarto brano si chiama Lead, grazie, ecco. Come vedete è strettamente monodico, cioè praticamente si può suonare con una mano sola. Sa anche un canto. Si può sentire le dinamiche, no? Che vuole tutte, esatto, i primi tre nel piano. No, dillo tu, dillo tu. No, mi incuriosiva perché i primi due sono scritti nel pianissimo e c'è scritto dolce. Però da un punto di vista esecutivo è strano fare suonare 4 minuti con una scrittura molto figurativa, sempre solo nel pianissimo. Per cui mi chiedevo che direzioni do, e io ho cercato di darle nelle figure, nel senso che ogni figura per me ha un significato, perché si ripetono le figure, però teoricamente lo scrive tutto pianissimo, e anche il secondo humus è nel pianissimo, non mette dolce ma pianissimo, anche questo dura insomma qualche minuto. Improvvisamente c'è un 3P invece nella sorgente, chiamiamola così, e invece la canzone la vuole nel piano, cioè la vuole detta, fino al lead, che invece è quasi scanzonato, è un mezzo forte, ma proprio di una canzone goliardica, insomma, di una canzone da ragazzo. Sì, ma sembra, anche da bambino, sembra una trombetta, una piccola trombetta che con tutte queste quarte, con il puntato. Suoi. Sì, però vuole un clima più giocato, più dal tocco, meno intimo, meno puro, più giocato, direi proprio più il bambino che gioca in questa parte. Se però passiamo al quinto, già che sei lì qualche 3 o 4 pagine più avanti, non è più lead, ma è Liebeslied, cioè canto d'amore. E allora tutto diventa un corale di campanelle che suonano sostanzialmente. E poi è interessante perché lui mette nella pagina successiva, ecco, sì, la disposizione ritmica di queste accordi è lasciata all'arbitrio dell'interprete, a condizione che il pezzo duri circa 60 secondi. Quindi in qualche modo c'è sempre il numero simbolico. Oratorio deve durare 12 minuti, a un certo punto avrà sbagliato, ma ha scritto così, con questi caratteri qua, che il silenzio tra un movimento e l'altro deve durare, non ha scritto 7 secondi, ha scritto 7 minuti. E tutti dicono, ma cioè, sì, si è accorto che non può durare un silenzio 7 minuti, vabbè. Questa è la grafia però, capite, no? Fino a quando, aspetta a voltarla perché è troppo simpatico, si finisce con una cosa che si chiama corale, ma se leggete la scritta e se vedete le parole che ci mette sotto, vi direte, ma ci prende in giro o che cosa? Vai alla pagina dopo. Ah, ritorni il vecchio affetto, 3 puntini, adagio, a regnare nel vostro corpo, perché suonano così. No, sorpresa. Non lo suoniamo, però vi faccio notare che ci sono 3 bemolle in chiave. Cioè è in mi bemolle maggiore, improvvisamente. Ed è una frase popolare, come sentirete. Allora, per concludere, sentiamo, però, per concludere, voi mi direte, ma questo che cosa c'entra con il discorso sulla sacralità? C'entra moltissimo, perché siamo partiti da un'idea di sacralità nel passato che si legava alla cultura corrente, agli obblighi culturali, al di là della bellezza estrema di una messa di Mozart, era un obbligo culturale farlo. Noi non sappiamo quanto Mozart, anzi con le sue polemiche con l'arcivescovo di Salisburgo, non era praticamente vicino all'ufficialità del cristianesimo, del cattolicesimo soprattutto.
Quando veniamo a parlare di compositori come Petrassi, come Messiaen, come Castiglioni, invece parliamo di un rapporto col sacro vivo, diretto, forte, profondo e che va direttamente nella musica, non perché lo domanda il mondo, ma perché lo vogliono loro, perché fa parte della loro esistenza. Quindi può risultare, che è un po' il mio assunto iniziale e finale di questa conversazione, che un'epoca che appare allontanare dalla sacralità permetta in realtà l'emergere di una sacralità, come dire, così voluta dal soggetto creatore, cioè dal compositore in questo caso, da essere profondamente vera. Non sto dicendo che quella di Mozart è falsa, sto dicendo che questa però non viene fuori da qualcuno che gli ha commissionato dei pezzi al pianoforte di carattere sacro. Escono dalla semplicità, dall'innocenza di un compositore di questo tipo. Non devo parlare di me stesso perché non lo devo fare. Vi dico solo che oggi è il 21 ottobre e il 30 ottobre a Firenze ci sarebbe, visto che siamo a Firenze, non l'avrei detto se non fossimo a Firenze, ci sarebbe stata la prima esecuzione al Teatro Verdi della più grossa cosa sacra che ho scritto nella mia vita, che sarebbe stata, spero che sarà, una passione, su quel testo incredibile che ho dentro di me da 15 anni, che è quella lauda di Jacopone da Todi, che è Donna del Paradiso, che è una passione in cui Maria è soltanto una donna del popolo a cui sta per essere ucciso il figlio e a cui il popolo dice quello che succede. Cioè il mondo d'oggi, tutto sommato, evidentemente lontano da un'ufficialità e da una cultura corrente per forza di natura cattolica, però permette, togliete di mezzo me, esperienze profonde nella leggerezza musicale come quella di Niccolò Castiglioni, come quelle di cui ho parlato prima, e che quindi ci dicono quanto la musica in fondo sia sempre sacra. Io vi saluto già adesso perché a finire sarà la musica e sarà quel corallino finale. Grazie.
che volevo salutarvi con il primo dei suoi interludi, perché a mio avviso dura 30 secondi, ma a mio avviso riprende certe sovrapposizioni di Messiaen, e quindi ho voluto finire anche con musica sua. Ed è per voi. Siamo sposati, ma non me l'ha detto. Non me l'ha mai sentito provare. Allora, primo dei 16 interludi che abbiamo. Thank you.